Lucia Silvestri, generazione boomer, cosa ha rappresentato per la tua generazione la televisione di Paolo Limiti? Allora, intanto voi vi sorprenderete, ma alcuni personaggi io li ho scoperti vedendo la trasmissione di Paolo Limiti, perché ci sono stati anche chi è stato più vecchio di noi, quindi vi dico che alcuni, e secondo me anche il desiderio si percepiva in queste trasmissioni di voler riabilitare e riportare alla memoria di tutti alcuni personaggi forse un po' dimenticati. Ad esempio, io ricordo sempre un personaggio che somiglia molto a mia mamma, quindi per questo io ci ero molto affezionata, che è Giovanna, che era una cantante bravissima, bravissima, però dimenticata. Aspetta, eccola. Domenico Restuccia, su sì. Giovanna noi ci siamo preparati e portati avanti. Esatto, siamo preparatissimi, perché appunto Giovanna non è stata solo una collega di Paolo Limiti, ma insieme hanno veramente diviso un pezzo di vita, sono diventati veramente cari amici. E Giovanna per noi ci ha mandato un video messaggio dove ci racconta esattamente il momento in cui lei e Paolo si sono conosciuti. Guardiamo. Che privilegio, lo che vediamo. Bello. Cari amici di Bella Ma, buon pomeriggio, un bacione, sono Giovanna. Volete sapere come ho incontrato Paolo Limiti? È semplicissimo, abitavamo a Milano tutti, non riuscivamo mai a incontrarci, lo cercavo dappertutto. Un giorno parto, vado in America per vedere una magnifica opera che era Hair, che aveva un successo strepitoso, e sono in albergo, scendo verso le 6 per andare appunto a teatro, e chi incontro? Paolo. Paolo! E lui, Giovanna, ciao, ma che bello! È stato bellissimo incontrarci, ma come se ci si conoscesse. Abbiamo parlato a lungo, ciao, andiamo a teatro insieme, sì, benissimo. Siamo andati a teatro, lui ha scritto una bellissima canzone per me, tante poi ne ha scritte, a parte il mio ex. Era Un colpo di silenzio, l'ha incisi, ebbe un bel successo, la fece anche a Canzonissima. E quindi vedete che a volte è strano incontrare un amico, ci vuole un secondo. Ci siamo incontrati e abbiamo passato la vita insieme, 48 anni insieme. Ciao Diaco, ciao amici di Bella Ma. Ciao Giovanna, ma che bello, grazie per questa sorpresa. Dobbiamo invitare...